Signori, bentornati. Noi e le Cicale di Bologna vi diamo il benvenuto. Sapete che a noi piace portare informazione, qualcosa di curioso su questo canale, no? Quindi oggi risponderemo a quelli di voi che hanno quel dubbio, magari di voler portare a cambiare colore a una delle proprie auto senza spendere migliaia di euro dal carrozziere. Tutto se sono forti, raga. Oggi vedremo come fare. Quindi lo scopo del video di oggi, signori, sarà rispondere a un unico quesito: è possibile verniciare una macchina con meno di 50 euro? E inoltre noi facciamo questa cosa perché questa macchina serve bella, linda e pulita per un video che faremo a breve, molto colosino, quindi c'è una preparazione per un altro video. Allora, in tutto questo volevamo ringraziare Mercatopoli di San Giovanni per 600 che ci ha donato questa bellissima macchinina, solo che è un po' sbattuta, quindi Bortolotti ci ha dato i pezzettini da mettere a posto. Adesso vediamo come cambiare colore a questa autovettura. Corriamo. La prima operazione è cambiare il baule, che è il più sbattuto di tutti. Non chiedetemi perché sono in una vasca, però loro lavorano e io guardo oggi. Oggi non ho voglia di fare un cazzo. Sì, è arrivata. Balzato l'aspetto. Guarda al giro. Adesso vado laggiù che c'è un pallone. Tiro ed entra nel baule. Alla prima, guarda. Nope. Chiaramente il nostro obiettivo è quello di ottenere un risultato più simile a quello di una carrozzeria. Come portate un'auto in carrozzeria? Non è che ve la verniciano rovinata. Ve la sistemano. Quindi noi adesso andiamo a sistemarla, sempre spendendo non più di 50 euro, con delle tecniche alternative. Ve lo mostriamo. Come si può vedere, qui è si vede in camera, Tony. È un Madonna. Po' imbarcato. Adesso proviamo a... Stata smettita di disturbare. Qua ci sono i capelli. Di disturbare la quiete pubblica. Che schifo. L'ha drizzato davvero un po', eh. Non al 100%, ma... Ma iniziamo a fare qualcosa, che sono 20 minuti. Ti ho appena fatto... Non abbiamo fatto niente, mi dobbiamo pitturarla. Stai facendo le riprese. L'abbiamo smontata, l'iPhone non gliene frega. Vai via. Guarda, è bravo Matte, bravo. Guarda, finalmente che... un po' di soddisfazione. Guarda che la chiede 5.000 euro per quello che fa. Magari c'è il suo. Cambio portellone facendo gli idioti in 10 minuti e se ci impegnavamo ce ne mettavamo 11. L'unghia è che tutti continuano a dire che noi siamo dei meccanici e ci facciamo le unghie alla prima possibilità. Ma se rega comincio a fare del movimento antiorario per avvitare. Voi dovete sapere che nella prima ora di riprese sembra che ogni volta non sappiamo fare il nostro lavoro. Confermo. Chi di voi sa come si chiama questa e lo scrive nei commenti. Mettiamo il cuore e il mio cuore e a tutti quei cuore e andate cuore. Signori, allora, portellone montato, cuore. Siccome noi abbiamo intenzione di fare un gran bel lavoro, intanto vediamo se si chiude. Siccome vogliamo fare un bel prima e dopo, prima vi vogliamo fornire le immagini della situazione attuale, senza neanche lavarla. Quindi Tony, prego. Momento lavaggio. Allora, noi facciamo le cose fatte bene su questo canale, quindi l'idropulitrice non è di quelle piccoline che va a vapore. Questa c'ha un motore dentro, c'ha un motore che non è quello di un Lambo, però si fa rispettare. Quindi puoi essere lavato te per primo. No, aia, aia. Guarda quanto è lunga sta aspetta. Aia. Il motore è veramente di un Lambo, cioè senti appena la tensione. Chiaramente per il lavaggio siamo professionali per davvero e usiamo il meglio. Linea Arexon Pro, partiamo dal Vortex. Wash and Wax, cosa vuol dire? È uno shampoo che lava, ma soprattutto lascia uno strato di nanoparticelle che fanno l'effetto cera vecchia, ma chiaramente aggiornata in tecnologia, e ti protegge la macchina dallo sporco e dai raggi UV. Siamo resi conto di avere un problema, perché la macchina presenta anche dei residui ferrosi, motivo per cui la soluzione si chiama Ciclone, sempre di Arexon Pro, il quale si concentra sui residui ferrosi, li dissolve tipicamente nei cerchioni ma anche su carrozzerie e vetri, quindi non temete, potete usare su tutta la macchina e noi lo usiamo subito. L'ultimo
L'ultimo passaggio sarebbe il meteor. Chiaramente noi non lo facciamo perché adesso dobbiamo cartare, ma voi a casina dovreste metterlo a fine lavaggio quando la macchina è ancora bagnata. Con le sue nanoparticelle ceramiche, la cera di Carnauba rende la superficie tutta bella glossata e meravigliosa. Voi usatelo, noi in questo momento no, ma voi sì. Adesso l'asciughiamo e procediamo con il cartamento, il cartaggio. Allora, visto che non siamo pazzi, non la faremo tutta a mano, adesso è da cartare almeno un piccolo stratello di trasparente. Useremo questo macchinino. Questo macchinino dell'orrore, per fare tutta la macchinina. Vi lasciamo un po' di time lapse perché sennò ci mettiamo 6 giorni. Fammi vedere. Faccio vedere un piccolo pezzettino di trasparente mangiato. Così per 4-5 ore. Cominciamo. C'è da considerare una cosa: il discorso ruggine è molto importante. Bisogna toglierla prima di mettere la vernice, se no dopo riaffiora e rinasce. Quindi prima si carta molto bene i punti di ruggine, ma si vede, si sente, e dopo che è cartato si può verniciare, non prima. Allora, mentre vernice in maniera molto professionale lo specchietto, mentre Matte pulisce la macchina, attendiamo la verniciatura. Quindi finiamo due cosine e poi si comincia a fare le cose simpatiche. Ma che comandi te oggi? Allora fai un saltino, una piroettina, dai. Cosa stai facendo? Allora, come tutti i buoni carrozzai sanno, vedo che hai operato. Esatto, come tutti i buoni carrozzai già sapranno o sanno o sapevano, la preparazione in vista di una verniciatura è una cosa fondamentale che compromette nel bene e nel male la soluzione finale. Quindi noi adesso procederemo con, facendo le cose fatte bene, a coprire tutte le guarnizioni, a coprire insomma, Tony, tutto quello che non deve essere verniciato, no? Ottimo. E poi pennelli in mano o bomboletta in mano. Precisione, Tony. Che bravo che sei. Sono bravo? Guarda lì che precisione. Sono un impellicolatore. Che precisione. Allora, e ci teniamo a dire che non sarà un lavoro super professionale, questo è ovvio, perché sono andati in carrozzeria e spendete 3.000 euro. Cioè, che discorsi fate lì nei commenti? Stai calmo, tutto a posto, tutto ok. Continua. Guarda che brutta scocciata, che ci sarà un po' di vernice che toccherà un po' la guarnizione. Non dirlo a nessuno. Che ha detto a migliaia di persone. Bravo. Che lavoro noioso. Sì. Finito. Non siamo proprio degli incartatori fenomenali, eh. Vedi che c'è un po' di tipo incartato. Bravo. Dai, basta guardare. Passiamo a vernisciare. Cosa faresti, Tony, a questo punto? Io sai che quasi inizierei a pitturare. A pitturare ci saranno un rullo che farà tutte le parti più ampie e le parti invece più dettagliose ci penseranno due addetti i con i pennelli. Quindi la vernice di questo colore. Bello. Che questo è come farti, è come insomma, è come fare un tuffo nell'oceano. La situa? No. Vai, Matte, sono curioso, ti prego, fai una pennellata qualcosa che proprio voglio vedere. Allora, raga, se viene bene, abbiamo trovato un modo e lo stiamo filmando tramite questo dispositivo per fare una macchina con 50 euro, quanto abbiamo speso? 65, compreso le protezioni, quindi se voi lo fate in giardino spendete 50 euro. Dai, ci faccio vedere la prima pennellata, Giotto. Allora, dal video non sembra brutto, eh. Beh, è un po' pulito e un po' sporco, per quello che fa un effetto non è sì, meraviglioso. Fa la texture. Vi faccio vedere col pennellino come viene. Allora, col pennellino viene così. Se stai regolare non è male. Okay. È paradossale pensare quanto sia meglio. È paradossale. È super paradossale pensare. È già paradossale pensare. Col pennello viene quasi meglio che col rullo. Guarda che bravi, Carmageddon, che fanno i pitturini. Guardate che rega, vi giuro che se viene in maniera soddisfacente. Ah, fai anche la mia, va bene? Borsino. Faccio vedere. È un po' opaco, è proprio, sembra un muro. Forse perché vernice è vernice da muro. Però mi sembra una vernice da piscina. Sembra il colore di una piscina questa, guarda. Spoilerino. Sembra il colore di una piscina, ma perché la stiamo verniciando col colore di una piscina? Lanciate un'auto in una piscina. Bravo, Tony. Ah. Baby.
visto con che delicatezza io curvo le curve. Si vede qua dentro? Sì, sono nudo. Guarda che tettina che c'ho. La prima mano è quasi terminata. Vedete Rudy che sta dando gli ultimi dettagli. Adesso gli step sono due. Step 1, va in forno, 50-60 gradi al sole. Step 2, la portiamo dentro, seconda mano, e poi passiamo alle parti nere. La seconda mano non ve la facciamo vedere perché quella è la prima. Andiamo direttamente alla verniciatura delle parti nere. Ok, seconda mano data. Adesso la macchina è al sole ad asciugare. Adesso faccio a bomboletta tutti i vari pezzettini neri per rendere tutto un po' più nuovo. Questa è proprio la fakeata più grande in assoluto, ma siamo qui per spendere poco. Let's go. Famoso foro fumé. Si fa così anche in carrozzeria. Sei sicuro? Fatto. Dopo questa incartata di classe del buon Rudos, andiamo a verniciare questa parte che, come vedete originariamente, prima del muschio, i licheni e le botte, era nera. Ripristiniamola. E cosa sta facendo qua? Sto verniciando tutto il paraurti. Io e Anni che rimetto a posto la mia panda, il panda armato, con la bomboletta. Cioè è l'unico modo per farlo. Tolta il wrap esterno, tutto il resto è compri pezzi oppure te li dona a Bortolotti che spendi ancora meno. Poi dopo vernici tutto. Vedi come diventa tutto bello opaco, nuovo. Allora, questa è la tecnica di verniciatura che si chiama continuativa. Tu passi dal paraurti al cerchio diretto. Perché manca un bullone? Manca un bullone. Traversina nuova riverniciata. Allora ragazzi, abbiamo ultimato del tutto con le parti nere verniciate, con il rimontaggio di qualsiasi rifinitura, guarnizione, pezzettino, pezzettone. Adesso siamo pronti per guardarla insieme, perché anche noi l'abbiamo vista un po' nei particolari, ma la dobbiamo guardare nella sua interezza. Via la presentazione. Felicemente sorpreso da questo risultato, raga, è incredibile. Voi la vedete attraverso uno schermo, quindi forse vi sembrerà abbastanza bella, ma raga, dal vivo è incredibile. E dato che la professionalità, amico mio, si vede dai dettagli, io vi faccio vedere. Dettagli. Guardate la precisione di questo taglio di vernice. Raga, se questo sembra fatto veramente dal carrozzaio. È incredibile, fallo vedere bene. In mezzo a una pacca incredibile. Sì, il fatto che gli abbia dato una testata con un facocero sulla pianta. Comunque è importante sapere anche da casa il fatto che con veramente 50 euro più altri 15, ve lo giuriamo, di protezioni, quindi veramente le protezioni se volete sporcare non servono neanche, e con 50 euro potete farvi homemade una verniciatura dell'auto. Poi vabbè, sarà da fare una volta ogni 6 mesi, però vi devo dire, il lavoro è stato fatto bene, però non può mancare il test, perché è una vernice da muro. L'effetto, il colore è venuto benissimo, l'effetto è strano ma sembra tenere, ma vediamo se bagnandola. Com'è il colore dell'acqua che va giù? Chiaro. Vabbè, se si scioglie subito c'è un problema. Grave? Non l'abbiamo neanche fatto asciugare. Zero. Sono soddisfatto perché al prossimo episodio, raga, con questa, il colore blu è stato scelto perché torneremo a riaffrontare una vecchio demone del passato, l'auto piena d'acqua che ci ha fatto fallire per la prima volta. Ritorneremo per riempirla e fare un video focale. Quindi tu hai questa possibilità di sapere già le cose prima degli altri. Con questo ferro pazzesco, signori, ci vediamo in un prossimo video. A giovedì prossimo, grandi raga.